Eccomi tornata, finalmente ce l'ho fatta registrare, ce la sto facendo almeno credo perché ho appena schiacciato REC, quindi non si sa bene ancora, però forse ce la faccio. Allora, sono tornata e dal titolo che vedete qui in sovraimpressione starete dicendo: ma questa è impazzita? Cioè, è impazzita, Ilenia è impazzita. No, non sono impazzita. C'è questo orecchino che mi dà fastidio, cioè mi si gira così, mi... Vabbè, non sono impazzita, solamente che, vabbè, con calma adesso spieghiamo cosa intendo. Allora, voi direte, perché una che comunque ha un canale anche, perché non solo, perché comunque è un po' un mix, no, il mio canale, ma il mio è un canale anche un po' di cosmetici, un po' di cura del corpo, un po' di capelli, un po' insomma tutto ciò che comunque bellezza, chiamiamolo così, e non solo, vabbè. Perché mettere un video dicendo no al trucco? Perché? Prima di tutto perché non è un no del tipo non ci si può truccare. Io sono una sostenitrice del trucco, assolutamente non lo disdegno e anzi, qualsiasi tipo di make-up cioè, è fantastico e fa miracoli. Però in quest'ultimo periodo sto facendo caso, mi è venuto per questo oggi un flash, stavo pensando a che tipo di video girare e ho avuto questa fantastica lampadina che mi si è accesa guardando un video, di cui ovviamente non farò il nome, stavo guardando un video di una ragazza. E c'era praticamente stavo vedendo il video di una ragazza e non mi ricordo se era un Get Ready With Me o un altro tipo di video. In ogni caso, partiva da struccata e ci faceva vedere appunto come applicare la base, come truccarsi, insomma. E sono rimasta scandalizzata perché era un'altra persona, cioè nel senso, troppo spesso mi capita di vedere anche in giro delle ragazze che anche solo da lontano le si nota perché hanno la parte sotto bianca e poi hanno il viso marrone. Io dico, ok, applicare il trucco, però fino a rendersi ridicole, cioè no. Perché rendersi ridicole per truccarsi? Io sono d'accordo nel coprire le imperfezioni, sono d'accordo nel fare un trucco magari ovviamente per il giorno magari più leggero, per la sera comunque ovviamente un pochino più pesante, però ci sono proprio ragazze che sono due persone diverse, con e senza trucco. E questo a me mi lascia davvero sconvolta. Perché secondo me innanzitutto... vuol dire che non ti accetti, non accetti come sei, vuol dire che sei insicura prima di tutto di te stessa, perché non hai il coraggio di dimostrarti per come sei, per i tuoi difetti, per il tuo colore anche del viso, per i difetti che è bello anche ogni tanto vedere. Nel senso, nessuno è perfetto, nessuno ha una pelle perfetta, ognuno ha delle imperfezioni che ovviamente sì, le più grandi vanno nascoste se è possibile. Ovviamente chi ha tanti brufoletti, chi ha l'acne, cercherà di trovare prodotti che coprano il più possibile questo tipo di problema. Ma chi veramente non ha questo tipo di problemi sono forse i primi a coprire tutto. Cioè, vedo proprio ragazze anche, soprattutto americane, su YouTube, che hanno una pelle bellissima, cioè hanno una pelle bella. Ovvio, una pelle normale, sono ragazze semplici, carine, che al naturale sono bellissime. Poi le vedi a fine video che dici, cioè, sono volgari, risulti addirittura volgare, secondo me. E veramente, cioè, io non riuscirei mai a svegliarmi al mattino in un modo e sapere. Praticamente ti devi truccare subito perché poi non sei neanche più abituato a vedere te senza trucco, cioè devi essere sempre perfetta. Perché altrimenti, secondo me, una che si trucca così tanto poi non si piace più senza. Invece, secondo me, è brutto questa cosa. È brutto non piacersi più senza trucco.
Perché una persona deve piacersi così com'è. Io non ho una pelle bellissima, cioè per nulla. Io ho tantissime imperfezioni qui. Ho comunque una pelle rossa abbastanza. Sulle guance ho molti rossori, questa zona qui, anche sulle guance soprattutto. Brufoli non tanti, però proprio ho una pelle grassa e lascia qualche brufoletto sottocutaneo. Insomma, ho una pelle non perfetta. A parte che è peggio, nel senso, sovrapporre troppi fondotinta, coprire i pori, non lasciare libera la pelle è peggio. Quindi, di certo non aiuta a respirare la pelle. E in più, tutti questi strati di cerone che a volte vediamo su in certe ragazze, no, io proprio non li sopporto. Non li sopporto perché diventi proprio due persone diverse. E a volte, questa forse non è una cosa positiva, però vabbè, te il mio ragazzo neanche si accorge che mi trucco. Cioè, lui mi dice che non mi trucco, cioè che non si accorge. Sì, poi se glielo faccio notare, nota il mascara, no? Nota che gli occhi sono più illuminati, a volte se metto determinati ombretti, così, ma dice che sono uguale con e senza trucco. E potrebbe essere una cosa negativa dal punto di vista di dire non ti sai truccare, ma il fatto è che io mi sono voluta, anzi non dovuta, mi sono voluta accettare così com'ero senza trucco e non voglio andare a sembrare una persona che in realtà non sono. Quindi cerco di coprire le mie imperfezioni ma restando sempre ilenia. Quindi questo mi fa piacere perché lo prendo come un complimento. Il mio ragazzo mi dice: sei bellissima la mattina alle 7 quando ti alzi e quando ti strucchi alla sera sei la stessa persona. Quindi sicuramente quelle ragazze che fanno così penseranno la stessa cosa, ma di sicuro non sono la stessa persona. Ok, sì, interiormente sei la stessa persona perché non metto in dubbio che siano comunque persone di valori, o non sto parlando di questo. Però fisicamente, ecco, nulla, ho una X, il mio è un no verso questo tipo di trucco. E nulla, il video direi che si può concludere qui. Era una mia opinione, nel senso che ognuno poi la può pensare come vuole, magari chi commenterà sono proprio le persone che hanno 10 kg di trucco. Il mio è solamente un come la penso io, ovviamente chi magari vede me dirà: questa non si trucca, questa non vuole essere perfetta. Io avete ragione, non voglio essere perfetta perché mi voglio accettare così come sono. Ho imparato ad accettarmi così come sono e sono fiera di come sono, nonostante le mie imperfezioni. Quindi a me va benissimo così. Chi mi è attorno e chi mi vuole bene mi ha accettato così come sono e non per i miei 10 kg di trucco che ho addosso. Quindi il video finisce qui. Io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!